Buongiorno, sabato 20 aprile, sono a Tivoli, quello è il Tempio della Sibilla e oggi affronterò il Cammino della Sibilla, collega Rieti e Tivoli, sono circa 88 km con 3.000 metri di dislivello. Vediamo come va la giornata. In teoria dovrei prendere un po' di pioggia nel primo pomeriggio, quindi credo Licenza, all'altezza di Licenza su per giù. Se le condizioni poi fisiche lo consentiranno, torneremo anche indietro, quindi tornerò a Tivoli domani sera. La temperatura è buona, un po' più alta, e ecco qui, questo è Tivoli, lì in basso c'è il Tempio della Sibilla. Allora, il Cammino della Sibilla è stato inaugurato lo scorso mese di marzo e collega Rieti a Tivoli. La direzione corretta è da Rieti a Tivoli. Sono circa 88 km con 3.000 metri di dislivello. Io però, abitando a Tivoli, parto da Tivoli, lo percorrerò al contrario. Dopo circa un paio di chilometri dalla partenza si incontra la Sughereta nella riserva naturale di Montecatillo, veramente bella. La prima tappa San Polo, sono circa 10 km da Tivoli con 600 metri di dislivello, poi si sale ai Pratoni sotto Monte Gennaro, da lì si scende a Licenza, secondo paese. Da Licenza si va a Orvigno per la terza tappa, c'è un po' più di dislivello. Da Orvigno si scende al lago del Turano, a Castel di Dora. Da lì si affronta una leggera salita verso Rocca Sinibalda. Da Rocca Sinibalda si scende in maniera importante e poi ci sono 10 km praticamente di pianura fino a Rieti. L'intento è quello di andare e tornare, fare un allenamento lungo, 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 in totale autonomia, e vediamo, senza forzare, soprattutto evitando, cercando di evitare qualsiasi tipo di infortunio. Giugno è vicino, la Lavaredo è alle porte. Prima della Lavaredo farò, come consuetudine ormai, il trail dai Monti Simbruini a Subiaco e via. Adesso ci godiamo questa splendida giornata in mezzo alla natura. Sono circa a metà strada della prima tappa. Ecco, qui si va all'area picnic, Fonte Bologna, e di qua si prosegue per San Polo. Questo tratto fino a Licenza, anzi, è in comune sia per il Cammino della Sibilla che per la Via dei Lupi. La Via dei Lupi però va di là in Abruzzo. Prossimamente cercherò di fare anche quella. Sono uscito dalla riserva naturale di Montecatillo e a breve, dopo il paese di San Polo, entrerò nel parco dei Monti Lucretili.
in lontananza le nubi non promettono nulla di buono. Speriamo di prendere poca acqua. Quello in alto è il paese di San Polo dei Cavalieri. Adesso c'è un altro po' di discesa. In basso c'è il fontanile, dal fontanile poi c'è circa un chilometro di salita fino su alla piazza del paese. E lì termina la prima tappa. Sono a San Polo dei Cavalieri, 10 km, 590 metri di dislivello positivo. Ecco, adesso è ora di pranzo, quindi non c'è nessuno. Mi fermo un attimino a bere qui alla fontana e riparto. Dal paese di San Polo ho percorso 4 km circa su questa strada asfaltata. Adesso entro nel parco dei Monti Lucretili. Poco fa ho incontrato che facevano il cammino in senso opposto, Antimo, il padre del progetto Cammino della Sibilla, con Stefano, un ragazzo che scrive guide sui cammini italiani. C'eravamo iscritti su Instagram e mi ha fatto molto piacere incontrarli. Loro sono quasi arrivati e io sono partito da poco. Licenza 11 km. In lontananza si sente qualche tuono. Speriamo bene. Adesso ho mangiato un po' di formaggio. Oggi sarà in totale autosufficienza. Lo zaino è abbastanza pesante. Dentro ci sono 4 panini, un sacchetto di risotto, un po' di formaggio, qualche gel e dei cambi, visto che le previsioni comunque mettono pioggia. Vediamo se ce la scampiamo o se dovrò mettermi il Gore-Tex. Siamo arrivati ai pratoni di Monte Gennaro. Tra poco ci sarà il bivio per la vetta di Monte Gennaro a sinistra, noi invece andremo a destra verso Fonte Campitello e poi da lì scenderemo giù a Licenza. Ciao! Dopo 19 km sono praticamente giunto a Fonte Campitello. Adesso prendo un po' d'acqua al fontanile, speriamo di non prendere l'acqua del cielo. E qui è bellissimo, è un paradiso. Ogni volta che vengo c'è pochissima gente, tante mucche, tanti vitelli. Bello, 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 bello. Vediamo un po'. Inizia a dare fastidio la caviglia. Momento 19 km e poco più di 1000 metri di dislivello positivo, quindi un terzo del dislivello l'ho superato.
vitellini, i puledri. È un paradiso qui. Ecco il fontanile. Questa è Fonte Campitello superiore, quella di prima era inferiore. Adesso andiamo a Prato delle Forme, Rocca Giovine, Licenza, Villa di Orazio. E questo è il sentiero. Fino a Licenza è tutta discesa. Purtroppo è iniziato a piovere e proprio lì giù, dove devo andare io, il cielo non promette nulla di buono. Nero, nero, nero. Lontananza, prima si sentiva qualche tuono. Quindi andiamo un attimino. Adesso mi si dà fastidio la caviglia. Sono scivolato e vediamo come va in discesa. Il sentiero che scende a Licenza è veramente bello. Ho tutto questo verde. Piove, però sopportabile. La caviglia inizia a diventare insopportabile. Da dopo la gara del Chianti mi ha dato molto fastidio. Ecco il bivio. E Licenza, Villa di Orazio, e adesso proseguiamo di qua, però camminando, perché la caviglia fa veramente male. Che pizza. Questa chissà quando e chissà come c'è finita qui. Ok, sto proseguendo piano piano, sono coperto perché piove e devo andare piano, fa male la caviglia. Arrivo a Licenza e poi decido cosa fare. Adesso la pioggia ha allentato un po', però il sentiero qui è pieno d'acqua, quindi un po' più d'attenzione. Poco fa tra gli alberi si vedevano le case di Licenza, quindi non dovrebbe mancare molto. Ormai sono sulla strada asfaltata di Licenza e c'è questo scorcio fantastico. L'inferno degli orsini. Qui adesso un altro scorcio storico meraviglioso. C'è la Villa di Orazio. Questa è la Villa di Orazio. Area archeologica con la Villa di Orazio e il Ninfeo degli Orsini. Quello è il paese di Licenza e termina qui il mio cammino della Sibilla. Tentativo, purtroppo la caviglia non mi consente di continuare tranquillamente, anche perché adesso ho ancora la possibilità di tornare a casa. Magari stanotte peggiora e non saprei come fare poi, quindi rinunciamo e riproviamo più là, visto che devo aspettare un bel po' che Romina possa venire a prendermi. Ne approfitto per mangiare il mio risotto.
Peccato, avevo preparato tutto, avevo studiato tutto, il percorso, le tappe, le pause, l'alimentazione e niente, pazienza.